Ciao Marco, buonasera, grazie di aver accettato il mio invito, sono davvero molto, molto contenta di averti qua. Inizierei comunque subito così rimaniamo molto concentrati. Ti vorrei chiedere chi sei, se ci racconti un po' delle tue tantissime collaborazioni, non lo so, qualcosina in più su di te per farci conoscere chi sei. Allora, io innanzitutto ti ringrazio per lo splendido invito che è nato in modo molto spontaneo perché insomma, siamo trovati con tante idee in comune circa quello di bello che si può fare nel mondo del vino. Mi presento rapidamente, anche se tutti i miei nomi di rapido non hanno nulla. Io mi chiamo Marco Fabio Maria Marcialis perché insomma, la mia mamma ha voluto impreziosire la mia nascita con tutti questi bei nomi, tra cui Maria, dedicato al mese della Madonna, che è appunto maggio, mese in cui sono nato. E sono, sì, sono nato nel mese di maggio, quindi fra poco si fa il compleanno e bisogna brindare. Sono un agente di commercio fondamentalmente, ho venduto in vita mia diversi servizi, ambito telefonico, assicurativo, sono e sono tuttora un agente in attività finanziaria, ma fin dalla giovanissima età dei 17-18 anni sono sempre stato affascinato dal mondo dei vini, dei distillati, quando ancora 25, 26, 27 anni fa il mondo del vino era un mondo da esplorare con una curiosità e con una voglia molto, molto particolare, molto accesa. La mia esperienza nel mondo del vino inizia prestissimo, perché all'età di 23-24 anni faccio una piccola collaborazione con una cantina di un mio caro amico. Iniziamo a fare assieme il Vinitaly, andiamo in Romania, in Bulgaria, in giro per l'Europa a tentare di vendere questo vino. Quindi ho iniziato il mio approccio al mondo del vino già dal lato sales, no? A vendere. Ed è stata veramente una bellissima esperienza. Poi negli anni, grazie a Dio, Di sono solito è quello più riuscito difficile, la vendita, no? Invece a te ti è riuscito a. sin Devo dire che dall'inizio. era molto divertente. Immagina 26, circa una ventina di anni fa. Anche con le diverse leggi, no, riguardo il bagaglio a mano, no? Ai tempi si poteva portare una bottiglia di vino, adesso è un problema, no? Un problemone portare una bottiglia di vino. E quindi andavamo in giro per le capitali europee con quel catalogo scritto in inglese, con le bottiglie di vino, con questo Nero d'Avola, questo Insolia, che proponevamo agli alberghi e ai bei ristoranti. E devo dirti che come banco di prova a livello commerciale era fantastico, era molto divertente. E poi negli anni ho sempre coltivato la passione per il mondo del vino. Immagina che quando mi fu consegnato il diploma di sommelier, il presidente della mia associazione mi disse: diamo il diploma di sommelier a Marco Marcialis, che comunque già all'età di 14 anni era sommelier. Quindi, proprio per fare capire la mia grandissima passione verso Questo questo mondo. mondo, no? Quindi il passaggio del diploma di sommelier è diventato fondamentale, perché Certo. bisogna approfondire, bisogna studiare, bisogna avere un titolo, no? Per Sì, potersi sì, sì. proporre sia in Italia che all'estero in quello che è il mondo del vino. Nel E quindi la mia curiosità si è sempre estesa sia in Italia che anche all'estero. Negli ultimi 12-14 anni ogni viaggio aveva tappe enogastronomiche, quindi ristorante, una cantina, no? Non ci vado da una parte se non c'è una piccola Un cantina, giro per qualcosina mangiare. da scoprire, cioè, e che andiamo a fare? Cioè, solo a stare al sole, ma chi se ne frega? Non c'è da mangiare, da bere, noi non andiamo. Ti racconto anche un piccolo aneddoto di 5-6 anni fa. Ero in Thailandia, a Phuket, dove notoriamente insomma, la Thailandia non è diciamo, la Borgogna del mondo del sud-est asiatico. E in quei giorni vidi su Instagram che c'era James Suckling che faceva un mega evento di degustazione in una baia lì. Dico, tentai in ogni modo di iscrivermi a questa cosa, non ci riuscì. Però ebbi una fortissima sensazione di frustrazione perché mi sarebbe piaciuto un sacco unire il mare della Thailandia a una bellissima degustazione di vini europei o Sì, del nuovo mondo e del vecchio mondo. infatti immagino. Però senti, volevo chiederti un po' anche dell'associazione, no? Vino Rosato, un po' come è nata la collaborazione, di cosa ti occupi tu e soprattutto come possono le cantine far parte dell'associazione, perché mi interessa anche a me questo in realtà. Bene, 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 grazie della splendida domanda. Io nel raccontarti Vino Rosso Italiano
Racconto anche l'associazione internazionale di cui faccio parte, appunto sono giudice di esame e docente, che è appunto The Sommelier, che ha sede in diversi paesi come Malta, Romania, Bulgaria, Albania, e dovremo partire fra pochissimo anche in Italia con dei corsi, esattamente su Modica, in provincia di Ragusa, e su Catania. E io appunto mi leggo a questo bellissimo personaggio del mondo del vino, che è Carmelo Sgandurra, che da più di 25 anni si occupa di promozione del vino italiano all'estero, quindi lavora con le più grandi cantine, affronta i mercati, lavora in circa 22 paesi in giro per il mondo, dall'est al Sud America, all'Argentina, fino addirittura a quelli che sono i paesi del Nord Africa, che stanno diventando una bella frontiera per quello che è il mondo del vino. E dopo essere stato a Bucarest, appunto, a fare esami agli studenti di The Sommelier, viene fuori questa voglia di ridare vita all'associazione Vino Rosa Italiana. Innanzitutto, il nome Vino Rosa è scelto apposta. Mentre parliamo di Vino Rosa, mi aumenta la salivazione e ho il piacere di degustare anche questo Vino Rosa. Ottimo. Allora, mi sono permesso di Cosa? aprire, di avere a tavola due vini rosa dell'Etna, del mio amato vulcano, perché appunto Anch'io ho l'Etna per farti compagnia, praticamente. Mauro. Ragazzi, l'Etna ormai è Spacca. sulla bocca di tutti e nei calici di tutti. Quindi ho colto l'occasione per avere due bottiglie qui a tavola con me. Una è appunto un Nerello Mascalese vinificato in rosa di Feodor Vallasindi, che è una bellissima cantina con ospitality, con un palmento storico al suo interno, che appunto si trova a Randazzo, e di cui sono anche carissimo amico dell'enologo. Saluto appunto Corrado Vassallo, il proprietario, e Andrea Marletta, che è un carissimo amico, che dona questo vino questo splendido stile provenzale, no? Che parte provenzale, ma in maturazione coglie anche qualche nuance in più. E appunto a tavola ho due bottiglie di vino rosa, perché sono i progetti che già esistono e anche i progetti nuovi. Quella che tu vedi senza etichetta, ed è una cosa che io adoro, è una cantina con la quale ho iniziato a collaborare, che imbottiglierà la prima volta il 28 di marzo. Appunto, si chiama Tenuta Foti Randazzese, e si trova in un altro versante. Quindi passiamo da Randazzo, versante nord, a Nicolosi, Monti Rossi, anche lì una zona vulcanica calda, con un altro rosato che vedrà la vita dal 28 marzo in poi. Sempre Nerello Mascalese? 100% Nerello Mascalese, vinificati in rosa. Ok. E quali sono Nella, le innanzitutto auguri? cheers, inchiniamo il calice alla nostra salute. Alla nostra. Questa parte magari la taglio. Però Però sono così ci stava eleganti dentro. davvero i vini dell'Etna. E c'è differenza tra di loro, visto che uno dal versante del nord, hai detto, e l'altro sud? Sud. Ok, c'è una differenza anche nella struttura Bueno, oppure più caldo? La differenza che io vedo, sento, e che comunque viene spesso percepita, innanzitutto è quello che è il terreno, che naturalmente, bevendo tu, tenuta Aglea Aglea, in questo sì. Certo. caso, senti quello che è il versante nord in modo fortissimo, no? Ok. E sicuramente la differenza di versante è importante. Considera che l'altro ieri a Randazzo nevicava, quindi parliamo quota 850 metri circa, Sì. mentre a Nicolosi, dove parliamo di 200-250 metri, c'era il sole, c'era il Ah, invece vento, differenza, sì. e la vigna era spazzata da un clima totalmente diverso rispetto. Quindi il clima, le condizioni del terreno, che comunque dipendono spesso da cantina a cantina vicine di casa, perché nel caso di Tenuta Foti Randazzese, c'è all'interno della vigna e della proprietà un'antichissima colata che proprio si vede fisicamente, quando Sì, in sì, sì. quella zona non è facile rispetto a Randazzo vedere appunto la pietra lavica o tutta quella che è la forza del vulcano. Si sentono le differenze, dove aggiungerei alle differenze del terreno la mano dell'enologo e quello che è lo stile che la cantina vuole dare. Certo, sì, intendevo, mi riferivo, pensavo che soprattutto anche a livello tipo di gradazione alcolica, di struttura, no? Perché uno, no? Quello no, non Diciamo si che sente. 200 tornando metri? al discorso di Vino Rosa,
una missione che è appunto Vino Rosa Italiano, e quella comunque di guidare chi comunque fa il vino rosa in Italia ad un nuovo orgoglio sul vino rosa. Quindi gradazione e percezione del vino e stile di vinificazione vengono spesso, diciamo, plasmate su quelli che sono i mercati. Noi, Sì, quando certo. abbiamo discusso assieme, quello che è il mercato del vino è importantissimo, perché il vino non deve essere il vino di chi lo fa per autocelebrarsi, deve essere un vino buono che deve comunque incontrare anche il gusto Sì, è della la clientela e del domanda, no? mercato di riferimento Mercato. a cui si guarda. Sì, sicuramente il Nerello Mascalese di Randazzo è un Nerello Mascalese profondamente diverso, perché Nicolosi a determinate latitudini vedi il mare da molto più vicino, no? Rispetto a Certo. Randazzo. Però devo dirti, quello che è il vino rosa dell'Etna, anno dopo anno, sta riuscendo a stupire. Io ho diverse cantine dell'Etna che sono già insieme a noi all'interno dell'associazione, e li bevo con immenso piacere, perché il Nerello Mascalese, che è comunque un vitigno fiero, orgoglioso, pieno comunque di freschezza, anche di Profumi, tramatannica, del certo. vino rosato, esprime un'energia e una forza È bellissima. vibrante, no? Diciamo questo vino. Cioè. L'energia, la vibrazione è quello che si cerca nel vino, no? La Sì, tensione. Penso infatti, che infatti. anche il vino che stai bevendo, conoscendo la storia della cantina, sono vini vibranti. Sì, Sono comunque molto eleganti, i persistenti, vini che si sì. chiamano appunto sartoriali ed eleganti. Sono dei vini che hanno una delicatezza, uno charme, e che comunque, per quello che secondo me il mercato nazionale e internazionale, debbano diventare dei comfort wine. Io questa parola la dico spesso quando parlo con persone che magari non capiscono tanto di vino, che come il comfort food, che nella parte, no? Nella parte più a sud degli Stati Uniti viene appunto, si ispira, no? alla cucina crioglia, no? Questa cucina scura, black, dove comunque quei cibi, quelle fritture, quei condimenti particolari danno comfort. Viviamo un'epoca così difficile che sia il vino che il cibo devono Sì. confortarci. Infatti, devono Non... appagare, no? Tutti i nostri. È così. Io quando vedo qualche collega sommelier che già si inizia a scervellare mentre versa il vino, per me è un problema, perché il vino è piacere. Io non posso complicarmi la vita anche quando verso un calice. No, no, se non è Certo. strettamente necessario alla didattica, non lo farò per un vino che mi fa stare bene. Assolutamente. Ma senti, ti volevo così, qualche tuo sogno nel cassetto? Cosa ti piacerebbe realizzare nel 2022? Così un tuo progetto personale, diciamo. Beh, nel mondo del vino, devo dirti che negli ultimi 2 anni, nonostante la difficoltà degli anni, devo dire che sono stati assolutamente, gli anni più belli per me nel mondo del vino. Ah, Quindi comunque sono. fare esami a Bucarest con dei sommelier, quindi avere 20 studenti che avevo conosciuto e che hanno fatto con me esami, entrare insieme a tutti gli altri delegati di ogni regione in vino rosa italiano, e quindi fare un'azione comune con spesso linguaggi diversi, no? Capisci bene che un delegato siciliano da un delegato veneto o Certo. toscano ha tanta differenza nel comunicare. E quindi mettere insieme tutte queste energie per me già è un sogno realizzato. Quello che vorrei realizzare in quest'anno è quello realmente nel mio piccolo, di avvicinare sempre di più le persone a me accanto, che si avvicinano a me, al mondo del vino. In un modo schietto, diretto, non cervellotico, che faccia stare bene. Perché spesso e volentieri tu mi insegni, nel mondo del vino, imparano prima a girare il calice che a comunicare. Comunicare è importante. Il sommelier Certo. oggi, penso su questo mi darei ragione, ed è anche una mission che ha appunto l'Associazione dei Sommelier, deve essere un sommelier 2.0, che sappia servire il vino, che sappia avere un aplomb da sommelier, ma che debba essere un comunicatore del vino, che la parte del servizio è integrante e importante, ma la comunicazione, la divulgazione, la conoscenza e la condivisione, per
per me sono un elemento fondamentale. Secondo me un sommelier che non sa comunicare ha un pezzettino in meno, perché sarei bravissimo a scaraffare o decantare un grandissimo Bordeaux degli anni 40, però se ti manca l'ultimo pezzetto per comunicare l'emozione di quel vino, hai perso un'opportunità. Quindi come si studiano le tecniche di servizio, anche la comunicazione oggi è importante. Noi siamo qui davanti a un PC, a un telefonino a comunicare, certo, e dobbiamo fare arrivare il messaggio, come se fosse quello che noi stiamo bevendo, un'opera d'arte, un film, un libro, no? Sì, ma nel senso anche dare il giusto valore al vino e a chi lo ha prodotto, però con delle parole semplici che avvicinino, non che mettano ancora più distanza e che, no, la gente tante volte teme anche, no, di dare un giudizio, di esprimersi o no. Tante volte incute tanta paura, no, il vino, quando alla fine è solo succo di frutta, cioè il succo d'uva. Sì, ma diciamo piace che... molto questa frase, anche se... Il succo di frutta, questa ti rimprovero, il succo di frutta ti rimprovero. No, senso, penso, alla base è questo, no? Cioè, certo, non c'è bisogno di essere intimoriti, no? Hai detto benissimo, il vino è il succo di frutta e dell'attività dell'uomo e della natura. Perché appunto la parola terroir francese, che include le condizioni pedoclimatiche, il suolo, l'opera dell'uomo, la storia, la tradizione, incarnano perfettamente quello che è il concetto che deve arrivare. Un vino ha al suo interno tutte queste cose e la facilità nella comunicazione è importante. E anche nel mondo della cucina, no? Siamo passati dallo stile francese incomprensibile, che andava tanto di moda, no, negli anni 80-90, a una cucina che oggi si avvicina molto di più alla tradizione, che anche se complessa deve essere comunicata nel modo più onesto e sincero. E io vado spesso, e nelle cose che io faccio, questa la aggiungiamo, da un paio d'anni faccio anche qualcosa sull'enoturismo. Cioè insieme a dei partner organizziamo dei tour sull'Etna o nella parte di Martala, piuttosto che nella zona del Siracusano, dove nel van dove ci sono i nostri ospiti, io o altri colleghi facciamo la guida enoturistica. Cioè durante il viaggio in macchina, in quei attimi di silenzio, accompagniamo in un racconto che già fa assaporare la zona che andiamo ad incontrare. Immagina l'Etna con tutti i versanti che ha. Noi partiamo magari dalla zona, da una zona vicino al mare e arriviamo a Randazzo. Magari partiamo da Mascali e salendo arriviamo fino a Randazzo, no? Quindi anche il panorama cambia. E in questo percorso gli ospiti dei nostri tour possono assolutamente beneficiare di un confronto. E ti dico che è veramente una cosa stupenda, perché è molto apprezzata, perché non stai in silenzio, ma condividi. E quindi il viaggio ha ancora più senso. Assolutamente, no, ma infatti è anche molto bello, perché, no, hai la possibilità di sapere tante cose, poi delle persone che da persone che vivono ogni giorno l'Etna, che conoscono, no, tutti i suoi segreti, tutte le sue sfaccettature, no? E deve essere veramente molto, molto interessante. Ti ringrazio molto, Marco, è stato davvero un piacere averti qua con me e spero, nel senso non spero, so che ci incontreremo subito al Vinitaly. Assolutamente. No? Stai venendo, no? Perfetto, perfetto. Cin cin, buona serata. Anche a te, grazie. Ciao Michela, grazie mille. Ciao.